L'accordo sul Bonolis convince il Partito Democratico. Nell'assemblea di lunedì pomeriggio, convocata dalla segretaria cittadina Pamela Roncone, alla presenza del sindaco Gian Guido D'Alberto e degli amministratori DEM, è stato a lungo esaminato e discusso il piano che prevede il ritorno al comune della gestione sportiva dello stadio. L'accordo è stato raggiunto nei giorni scorsi al termine di una lunga e articolata trattativa che è stata più volte sul punto di naufragare, lasciando di fatto inalterata una situazione che ha visto il Teramo Calcio andare a giocare anche a Montorio prima di fare rientro nello stadio di casa. La questione, che approderà in consiglio tra fine mese e i primi di settembre per la ratifica della parziale rescissione della convenzione, ha suscitato polemiche innescate dall'opposizione. Lo stadio, come l'ospedale, l'ex manicomio e il teatro romano sono temi da anni al centro del dibattito in città, conclude la Roncone, sui quali si misurerà l'efficacia dell'azione amministrativa, in quanto i cittadini aspettano risultati.